Per leggere i romanzi di Ishiguro ci vuole tempo. Ma se ci volessero i romanzi di Ishiguro, per capire il tempo. Ciao, io sono Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e, come avrete intuito, oggi voglio analizzare non uno, ma ben due romanzi di Kazuo Ishiguro per capire come sono strutturati e come in essi viene rappresentata l'idea di tempo. Trovare un punto di partenza non è stato facile. Ho provato su Google, ma le ricerche non sono state molto soddisfacenti. Quello che viene più richiesto è come mai Kazuo Ishiguro ha vinto il premio Nobel, o peggio, per quale libro. Allora, il premio Nobel non è come il premio Oscar che si dà per una singola opera, ma è un premio alla carriera. E quando vinci il premio Nobel, perché tutti siamo destinati a vincerlo, ti danno un diplomino con la motivazione per l'assegnazione. E nel diploma di Ishiguro il suo merito è stato aver esposto le illusioni che affliggono la natura umana. Ora, alle illusioni nei romanzi di Ishiguro ci arriveremo tra un po'. Prima passiamo per come viene rappresentato il tempo nei suoi romanzi. La struttura che li accomuna, o meglio la situazione di partenza, o il topos, come direbbero i più profumati, è quasi sempre la stessa, cioè il protagonista che si ritrova a ripensare alla sua vita passata. Ecco, e di solito c'è un innesco della trama che dà vita a questa catena di ricordi. In quel che resta del giorno, il maggiordomo, Mr. Stevens, ha l'occasione di ripensare a tutta la sua vita perché il suo nuovo padrone di casa gli concede per la prima volta nella sua vita una settimana di ferie, pensate un po'. Mentre nel suo romanzo forse più famoso, più apprezzato, Never Let Me Go, la protagonista semplicemente rincontra i suoi due amici di infanzia. Quindi capiamo subito che una caratteristica dei romanzi di Ishiguro è la non linearità del tempo. Si alternano un presente e un passato. Questa alternanza di più piani temporali viene resa proprio a livello linguistico non solo da due tempi verbali, ma da tre. Il primo tempo verbale che viene utilizzato più spesso è quello che ci potremmo aspettare da un romanzo qualsiasi, e cioè il passato remoto. È molto frequente l'uso dell'imperfetto, è ancora niente di strano, e poi invece c'è il presente. Ecco, di solito il presente, sì, viene utilizzato per raccontare, ma è più un tempo verbale che si addice al saggio, quasi, alla riflessione filosofica. Non è proprio un'innovazione di Kazuo Ishiguro, ed è lui stesso che di frequente cita tra le sue influenze un certo Marcel Proust. Ora, di Marcel Proust non ho una versione della sua opera principale su carta, Alla ricerca del tempo perduto, perché sono 7 volumi, sono 3.000 pagine e io ho bisogno di spazio vitale per abitare in questa stanza. Marcel Proust aveva proprio un modo tutto particolare di scrivere, cioè faceva l'opposto di quello che fanno di solito gli scrittori, cioè invece che togliere le parti inutili, aggiungeva sempre di più. È stato Marcel Proust a introdurre nella letteratura il concetto di memoria involontaria. La memoria involontaria è anche difficile da spiegare che cos'è, talmente si capisce, è un qualsiasi ricordo che riemerge nell'immaginazione perché suggerito da delle esperienze sensoriali momentanee. Emblematico e molto famoso è l'episodio della Petite Madeleine di Alla ricerca del tempo perduto, in cui il protagonista ricorda un'esperienza infantile ispirato dal sapore di un biscotto. La struttura di base ricorrente, con qualche piccola variazione, è più o meno questa. Il protagonista, che parla al tempo presente, entra in contatto con un'esperienza sensoriale che gli ricorda una serie di abitudini che aveva in passato, che vengono riportate al tempo imperfetto, e da questa serie di abitudini viene estratto un singolo episodio che viene riportato nel tempo passato remoto. E la riflessione su questo singolo episodio può ritornare nel presente, riportata con il tempo verbale presente.
L'influenza di Marcel Proust su Kazuo Ishiguro per questo tipo di struttura di ricostruzione della memoria è fortissima ed evidente. Ma Ishiguro compie una piccola innovazione. Come Proust, tutte le sue storie sono raccontate in prima persona. Ma a differenza di Proust, l'io narrante di Ishiguro viene spesso classificato come narratore inaffidabile. Ora, la definizione di narratore inaffidabile è inaffidabile essa stessa, perché tutti i narratori sono inaffidabili. Il primo narratore interno della nostra letteratura, la letteratura occidentale, e cioè Odisseo, pensate un po', è esso stesso inaffidabile, perché, per esempio, quando racconta dell'episodio di quando lui entra in contatto con i ciclopi, li definisce come un popolo selvaggio. E però, se vediamo le abitudini dei ciclopi, vediamo che allevano pecore e fanno il formaggio, e che sono tratti di una civiltà tutt'altro che selvaggia. E però Odisseo, che è narratore interno e quindi ha i suoi bias di greco, giudica tutti i non greci come selvaggi. Siamo noi che dobbiamo fare un po' la tara di questi pregiudizi. Il narratore onnisciente lo si può applicare solamente quando è fatto apposta per essere così. In tutti gli altri casi, bisogna sempre tenere conto che il punto di vista limitato di chi narra è spesso inquinato da pregiudizi e appunto limitazioni nel suo campo visivo. Ed è in questo senso che le voci narranti dei protagonisti, dei romanzi di Ishiguro sono narratori inaffidabili. Il loro resoconto dei fatti non è fallace perché non capiscono il mondo che li circonda o perché ci vogliono mentire, ma perché viene fatto attraverso dei sistemi di valori o delle concezioni che per noi sono aliene. Sto parlando di un concetto che in letteratura viene esplorato molto spesso, un concetto molto classico, ed è quello delle illusioni. Le illusioni in pratica sono delle storie che la nostra mente è in grado di creare in automatico per trasfigurare gli aspetti più duri della realtà. Ecco, ma esattamente come la pazzia, quando siamo assuefatti dalle nostre illusioni, noi stessi non ce ne rendiamo conto finché appunto è la realtà che rompe questa bolla di illusioni. Ora, le illusioni nei due romanzi vengono affrontate in modo un po' diverso, però lo schema è sempre lo stesso, ed è lo schema che in Proust costituisce il recupero del ricordo. Solo che, a differenza di Proust, mentre il recupero di questi ricordi è proprio quasi una reminiscenza di felicità, il recupero di un paradiso perduto, di un Eden, di un'età dell'oro, come la volete chiamare, in Ishiguro il passare del tempo e il suo recupero tramite il ricordo è proprio ciò che costituisce l'erosione di queste illusioni, quasi come se attraverso il tempo si potesse sentire l'eco, il riflesso di quello che eravamo. Il passato raccontato all'imperfetto rappresenta quella che era l'abitudinarietà, cioè la non consapevolezza. Recuperarlo a distanza di tempo con il passato remoto ce lo fa rivivere sotto un'altra luce. In una sorta di ironia tragica, però, il protagonista non si rende mai fino in fondo conto di quanto la sua lettura della realtà sia inquinata dalle illusioni. Ed è infatti un'altra entità che si rende conto di questo, ed è il lettore. È solamente il lettore che percepisce il riflesso del passato, che si rende conto della dissonanza che c'è tra la lettura della realtà e la realtà stessa. I protagonisti rimangono sempre ingabbiati nella loro illusione. Diverso è il discorso, in quel che resta del giorno, in cui il protagonista, Mr. Stevens, segue questo ideale di dignità che lo porta ad abnegare completamente la sua vita e a seguire il suo padrone addirittura nella politica di appeasement della Gran Bretagna verso il nazismo.
Perciò, in questo caso, il protagonista non è vittima dell'illusione, cioè l'illusione che ha non serve tanto per aggirare la realtà, ma partecipa alla negatività della realtà. È un romanzo che ho sempre trovato molto particolare perché mette alla prova quel concetto dell'esistenzialismo per cui ogni uomo è solamente il risultato delle sue azioni. E non ho registrato la chiusa del video perché non mi andava, ma siccome siamo su YouTube, vi ricordo che potete iscrivervi al canale se vi interessano video come questo, potete lasciare un mi piace oppure condividere questo video con chi pensate possa essere interessato come voi alla letteratura e ad argomenti simili. E niente, vi saluto e a presto!